Volevo iniziare rivolgendo un messaggio di solidarietà e vicinanza per quello che è successo ieri sera a Lauria. Un grande abbraccio a quanti stanno vivendo un momento davvero difficile e drammatico. Siamo lì con il cuore e con la mente. Bene, siamo maggiorenni, una cerimonia storica perché la celebriamo in una location straordinaria, Mulino Albino, ex Mulino Albino, 1884. Ringraziamo davvero di cuore, mi associo al pensiero del consigliere De Marco per l'ospitalità a Nicola Benedetto. Ma è una cerimonia anche, diciamo, storica perché a cavallo 2019-2020, un anno 2019 straordinariamente importante, soprattutto per Matera, ma io dico anche per l'intera Basilicata. Dicevo a cavallo perché l'anno prossimo per l'Umpli Basilicata sono 35 anni. Quest'anno abbiamo celebrato a Matera, sempre in occasione dell'anno di Capitale Europea della Cultura, senza, diciamo, tantissime risorse, ma solamente con il sacrificio e con l'impegno, grazie alla disponibilità del Comune di Matera, dell'avvocato Raffaello De Ruggeri e in particolare dell'assessore al turismo Mariangela Leantonio, abbiamo celebrato il nostro patrimonio culturale immateriale con una rassegna di corti storici, oltre 2.000 figuranti. Diciamo, siamo andati anche un po' diciamo, nella preoccupazione di non essere in grado, ma dopo il presepe dei sassi, D'amore nei sassi, Guinness World Record 2010, consegnato a Matera anche con quella 2 giorni, il 26 e 27 ottobre, credo che le prologo di Puglia e Basilicata, i gruppi folk, perché l'abbiamo fatto in occasione della Giornata Internazionale delle Tradizioni Popolari, la prima edizione, abbiamo dato lustro a questa città, alla nostra regione, ma soprattutto abbiamo dimostrato le enormi potenzialità del nostro mondo. 35 anni di Umpli Basilicata l'anno prossimo e oggi voglio dedicare questa cerimonia del premio Umpli Basilicata ad Antonio De Licio, Bruno Albano, Rocco Brancati, Ninì Truncellito e Felice Russillo. Sono persone al nostro mondo molto care perché l'hanno guidato, l'hanno fondato e l'hanno guidato per oltre 30 anni e quindi il loro fulgido esempio ci guiderà anche per il futuro. Quelle gioie e quei dolori a cui faceva riferimento Enza sono dovuti, diciamo, al periodo non facile per le ristrettezze economiche, ma i sacrifici di quest'anno credo che, e mi associo subito al caloroso augurio di buon lavoro al direttore dell'APT, credo che i sacrifici di quest'anno nel 2020 vediamo di recuperare, così stiamo tutti un po' più sereni. Oggi è davvero una giornata importante perché tra le tante personalità credo che davvero la commissione e quindi quelle gioie e quei dolori sono condivise con l'intero comitato, Maria Teresa Prestera, il vicepresidente Rocco De Licio, Saveria Catena, Michele Zuardi, Antonio Barbalinardo, Vincenzo Lo Sasso, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Rocco Stasi, presidente del Collegio dei Provveditorati, vedo in sala anche i componenti dei collegi Pasquale Gentile e Nino Cajazza. Sono condivise perché grandi risultati in questi anni li abbiamo ottenuti con un lavoro di squadra e con una bella armonia che si è creata tra noi. Dicevo ai premiati di oggi gli auguri del mondo Proloco, perché questo premio nasce proprio, diciamo, storicamente dal 1988, nasce storicamente per dare lustro a quanti si impegnano, diciamo, per portare in alto il nome della Basilicata e alla presidente della BCC Basilicata, Teresa Fiordalisi, non solo per le sue straordinarie capacità professionali, ma soprattutto per quanto in questi anni la BCC Basilicata con il fondo etico ha dimostrato, diciamo, come attaccamento alla storia, alla cultura, al sociale e l'attaccamento al nostro territorio. Al direttore Oreste Lopomo, un premio che coincide con i 40 anni della RAI, auguri e approfitto per ringraziare la stampa che ci segue, ci dà spazio perché, diciamo, poi la visibilità delle attività che fanno le nostre prologo hanno bisogno dell'attenzione della stampa, quindi RAI, giornali. E in particolare vedo gli operatori di TRM instancabili, grazie.
TG7 Basilicata, Sud Italia Video, Sassi Live e gli amici che ci onorano dandoci spazio nelle loro testate. Vito Antonio Lombardo, una bella sfida, credo vinta, unica stella lucana, attendiamo la seconda. Il professor Antonio Lerra, onorati, immaginiamo anche di lanciare quel progetto per quel recupero delle identità storiche delle nostre piccole località. Al Vescovo siamo onorati, consegniamo all'Arcidiocesi, alla parrocchia di Pisticci per Santa Maria del Casale, perché da qualche anno, grazie all'ex consigliere nazionale Pino Gallo, abbiamo creato questa sezione, una sezione monumento, che vuole essere anche un po' una sorta di incoraggiamento. In questi anni abbiamo premiato le istituzioni, anche enti importanti che hanno recuperato questi monumenti e poi li rendono fruibili, diventano mete turistiche, come nel caso di l'abbazia di Santa Maria, la sanità del Casale, grazie alla segnalazione del prologo di Pisticci. E non in ultimo, ma diciamo con l'affetto sincero, affettuoso, perché il maestro Pasquale Mendise è a tutti gli effetti l'esempio, diciamo, della poliedricità di quanto rappresentano le prologo in Basilicata, e lui è presidente della prologo di Genzano, e siamo davvero onorati insieme a tutto il comitato di celebrarti con questo premio. Non per diminuzio, ma davvero l'abbiamo fatto con affetto come commissione. Una menzione speciale a Giovanni Spadafino, poliedrico anche lui, impegnato nel sociale, già presidente della Fides Donatori Sangue. Approfitto per salutare il presidente in carica regionale, Pangrazio Toscano, e mi sono dimenticato di fare un ringraziamento particolare per, diciamo, il coordinamento e il supporto logistico alla rassegna dei corti storici all'ingegner Rocco Sassone della Ingest, che ci ha, diciamo, ci ha messo sulla dritta via per realizzare un'iniziativa con rischi pari quasi a zero, diciamo, ci siamo riusciti, è stata davvero una due giorni esaltante. E a Vincenzo Petrocelli di Tramutola, davvero con affetto, e la commissione tutta ha apprezzato tantissimo la passione con cui, diciamo, quotidianamente si è impegnato in questa passione che è un po' la ricerca storica locale. Davvero a voi l'augurio sincero del mondo prologo. Non mi dilungo, ma tra quelle bellissime iniziative, diciamo, che hanno caratterizzato questo anno in maniera particolare, volevo segnalare l'impegno non solo a livello regionale del mondo prologo, ma anche l'impegno che stiamo cercando di portare avanti con soddisfazione e sacrifici da parte delle prologo, con riconoscimenti che ci vedono protagonisti anche a livello nazionale, come sottolineava il consigliere Pierfranco De Marco. Abbiamo ottenuto per 4 prologo il certificato di sagra di qualità con una cerimonia in Senato, un certificato che lusinga queste comunità, lusinga l'attività Barile per la sagra Tomaz Matulli, Melfi per la sagra della Valora, Miglionico per la sagra di Fichi Secchi e Sarconi per la sagra del Fagiolo. Proseguendo, rientriamo dalla cerimonia settima edizione Salva la tua lingua locale. Ringrazio Antonio Labbate e Emilio D'Andrea che hanno, diciamo, deliziato e stanno deliziando questa bellissima cerimonia. Hanno ricevuto una menzione speciale Viggiano, Avigliano, Chiaromonte, Paterno, Sinise, Rapolla per l'impegno a portare avanti la salvaguardia del dialetto e delle lingue locali. Ma a Roma abbiamo, diciamo, in questa edizione fatto una bellissima figura grazie a Filippo Di Giacomo di Francavilla Insini, che ha vinto il primo premio, oltre alle menzioni di Maria Cifarelli tra i finalisti, Maria Cifarelli di Sinise e Antonio Romano di Montalbano Ionico. Ma un'altra grande e bellissima soddisfazione l'abbiamo avuta con la partecipazione al Carnevale di Venezia, in ultimo con Tricarico abbiamo chiuso in una piazza straordinariamente bella, che è quella di Piazza San Marco, e l'anno precedente ci siamo stati con Lavello. Invece all'infiorata storica di Roma, in onore del Santo Padre,
abbiamo partecipato con Bella e quest'anno con Tramutola e Rotonda, che hanno rappresentato con fiori freschi e quindi un enorme sacrificio, hanno rappresentato i santi patroni di Tramutola e Rotonda. Un saluto e un ringraziamento per la loro presenza al sindaco di Genzano di Lucania, Viviana Cervellino, al sindaco di Brindisi, Rocco La Rocca, e al sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro. Abbiamo immaginato per il futuro di proseguire con queste attività, perché queste sono anche l'occasione non solo per celebrare i premiati, ma per celebrare anche le nostre proloco. E quest'anno la cosa bella è che non siamo riusciti a farlo a Matera, ma lo facciamo stamattina, cercheremo di accelerare i tempi e consegneremo un riconoscimento per, diciamo, gli anni dalla loro fondazione alla Proloco di Acerenza per i 45 anni, alla Proloco di Lagopesole per i 35, alla Proloco di Grassano 35 anni, Chiaromonte 35 anni, Muro Lucano 50 anni, Sarconi 30 anni, Senise 30 anni, Tolpe 40 anni, Balsinni 45. Salutiamo anche con enorme piacere il riconoscimento UNESCO avuto per la transumanza e l'alpinismo, dove vedono anche tante proloco essere protagoniste nelle proprie comunità con attività di supporto, in particolare con il CAI per quanto riguarda l'alpinismo. Ho lasciato in ultimo i saluti a quanti, diciamo, ci hanno onorato della loro presenza: a Michele Saponaro in rappresentanza del Polo Museale della Basilicata, all'assessore al turismo Mariangela Liantonio, a Sua Eccellenza. Il mondo proloco ha sempre vivo il messaggio che ci ha consegnato nell'assemblea regionale che abbiamo fatto a Marconia di Pisticci qualche anno fa, che richiamava un po' il messaggio del Santo Padre Papa Francesco per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, e lo terremo sempre vivo, perché tra l'impegno delle nostre proloco, oltre alla promozione turistica, territoriale, culturale, c'è anche un impegno straordinario per quanto riguarda l'ambiente e la valorizzazione del paesaggio. E mi collego subito e ringrazio per la presenza a Salvatore Pellettieri. Il messaggio del Presidente Bardi ci fa molto piacere, ci fa ben sperare per il futuro. Del Presidente della Regione abbiamo apprezzato nella sua relazione questa attenzione particolare per quanto riguarda il tema dell'ambiente e della salute, e lo guardiamo davvero con interesse e offriamo tutta la nostra disponibilità, perché in una regione come la nostra, dove la maggior parte è verde, dobbiamo immaginare sinergicamente con i parchi e con tutte le altre associazioni impegnate nella salvaguardia e promozione del territorio, immaginare un'azione sinergica che veda protagoniste anche le nostre proloco. Mi corregge sempre, sono rimasto al direttore del Dipartimento Agricoltura, segretario generale della Fondazione Matera 2019, Giovanni Oliva, davvero un grazie. Ci hai seguito insieme al presidente Salvatore Adduce, nonché presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, ma anche presidente dell'ANGI. Ci avete seguito, ci supportate in questa straordinaria attività che ci vede impegnati nella valorizzazione del territorio e dei nostri piccoli borghi. L'esperienza di Capitale per un giorno è stata entusiasmante anche per le proloco, che non hanno fatto mancare ai comuni il loro supporto. Il messaggio del 2020, perché concludiamo questo 2019, anche per noi ha rappresentato un punto di inizio per quanto riguarda, diciamo, questo riscatto che è iniziato già da un po' a Matera, ma deve, diciamo, proliferarsi un po' in tutta la regione, perché davvero noi immaginiamo che con le potenzialità non solo turistiche, ma soprattutto con le risorse, e per questo il premio ai nostri illustri personaggi lucani, con queste straordinarie risorse davvero per la Basilicata ci vuole un futuro migliore. Grazie, viva Matera e viva la Basilicata. A te, Rocco, grazie.